Pressioni politiche, cambi di direzione, è quello che sta succedendo in questi ultimi minuti proprio sul mercato delle criptovalute. Nella serata di ieri cambiano le prospettive in maniera assolutamente strana, diciamo così, sulla questione dell'ETF di Ethereum e soprattutto creano lo shock di mercato. La tempesta perfetta, in questo caso positiva, perché il mercato non dava alcuna probabilità all'approvazione dell'ETF di ETH, ma attraverso una richiesta da parte della SEC di aggiornamento di quelle che sono le domande relative all'ETF di ETH, si è scatenato il panico, perché in realtà questa richiesta dà molta più probabilità all'ETF di venire approvato, perché altrimenti la SEC non avrebbe fatto una richiesta di aggiornamento delle domande a tutte le diverse aziende di investimento che si occupano dell'emissione dell'ETF. E questo ha causato un pump incredibile per quanto riguarda Ethereum, che è stato del 19% tutto in pochi minuti, e anche oggi sta andando abbastanza bene, circa il 3,73%. Criptovalute sotto la lente di ingrandimento della politica americana, utilizzate come cavallo di Troia pre-elettorale, utilizzate per far sì che alcuna parte dell'elettorato possa essere indirizzata su alcuni partner politici, sì o no, quindi su diciamo destra o sinistra, tra virgolette, insomma, che non esiste più questa definizione negli Stati Uniti, quindi tra i due diciamo schieramenti degli Stati Uniti. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video extra che non era in programmazione, ma era impossibile non farlo dopo quello che era successo nella giornata di ieri, ragazzi. E tra le altre cose ci sono anche delle cose, dei puntini che dobbiamo unire. Allora, oggi giochiamo l'unione dei puntini, facciamo un po' di puzzle, vi racconto tutto quello che è successo, quello che c'è dietro, e poi ci facciamo una domanda. Se la SEC non approverà l'ETF di Ethereum, e quindi quello che è successo in questi giorni è tutto frutto di speculazione, che cosa succederà nella giornata di dopo domani? Ai ai ai, ragazzi, ed è proprio quello che dobbiamo ragionare. Facciamo così: noi diamo la risposta su quello che succederà alla moneta, ma questa volta non di Bitcoin, ma quella di Ethereum. Sì, ragazzi, perché io ho anche quella di Ethereum, non ho solo quella di Bitcoin, non è che potevo viaggiare solo con una sola. Allora, vediamo che cosa dice quella di Ethereum. Quella di Ethereum dice, ragazzi, che si sale e che quindi l'ETF verrà approvato. Vediamo se la moneta di ETH avrà ragione. Vabbè, la lancio quasi mai, però insomma. Va bene, allora ragazzi, vi spiego un po' tutto quello che è successo e uniamo un po' i puntini. Allora, aumentano le possibilità di approvazione degli ETF di Ethereum, ETH schizza il 20% perché la SEC ha chiesto l'aggiornamento delle domande e il mercato ha reagito con entusiasmo. In particolar modo, poi, i diversi analisti che sono molto attenti a questo tipo di attività, quindi Eric Balkunas e Safe di Bloomberg, hanno poi fatto dei tweet dove dicevano che appunto era cresciuta fino al 75% la probabilità dal precedente 25% di approvazione dell'ETF, quindi si era spostato dal 75% dal 25%, e da qui insomma panic buying. E poi spiegano un po' quello che è successo in generale. Però io, prima di andare a spiegarvi tutto questo meccanismo minuto per minuto, lo facciamo così, ragazzi, voglio anche farvi vedere un'altra notizia che è per gli amanti della come si dice, delle teorie dell'uomo con la maschera, per gli amanti della teoria delle varie speculazioni eccetera. Cambia il CEO di Grayscale, che si dimette, e arriva l'ex dirigente di Goldman Sachs. Mani in pasta palesi della Wall Street, delle squali di Wall Street ormai sul mercato delle criptovalute. La dimissione strana, insomma, no, del presidente del CEO di Grayscale avvengono proprio in concomitanza con tutto quello che riguardava l'approvazione dell'ETF, che è stato approvato. Poi a un certo punto si dimette il CEO dopo un raggiungimento di un traguardo del genere. Loro erano i primi ad aver cavalcato questa narrativa e viene sostituito da un uomo di Goldman. E ragazzi, io non continuo perché mi chiudono poi.
Va bene, ragazzi, lo trovate gli articoli sul blog di Trading On, dateveli a leggere, fatevi le vostre conclusioni da questo punto di vista. Allora, io volevo partire con tutta invece la questione legata a quello che è successo su ETH, andando ad analizzare questo altro articolo di The Block, che era abbastanza interessante perché fa un po' riepilogo di tutto quello che è successo, soprattutto dei punti salienti che dovremmo andare a ragionare in particolar modo. Quello che è successo, perché alla fine ci interessa capire, ma ha senso questo spike del buy on news oppure l'ennesima manipolazione, sta succedendo qualcosa o meno? Andiamo un po' a capire in maniera un po' più precisa quello che è successo. Questo articolo, insomma, di The Block analizza in pratica come è aumentata la probabilità dell'approvazione dell'ETF su Ethereum da un giorno all'altro, proprio per un atteggiamento strano da parte della SEC, che ha in pratica chiesto di aggiornare le domande relative all'ETF, cosa che di solito la SEC fa appunto solo esclusivamente nel momento in cui ha intenzione di approvare. Intanto la SEC ha delle scadenze che sono cruciali per quanto riguarda l'approvazione degli ETF di Ethereum di VanVeck ed ARK Invest 21 share entro rispettivamente giovedì e venerdì. Non ha senso quella di venerdì, perché se non l'approva giovedì non l'approva neanche venerdì, e tra le altre cose entrambi le due case emittenti degli ETF hanno aggiornato appunto la loro domanda, che dovrebbero arrivare tutte nella giornata di oggi, che riguardano soprattutto un argomento. Adesso lo andiamo a vedere. Poi fa anche mente locale, diciamo, mette la sottolinea la questione legata ad una votazione in Senato americano, dove in pratica il Senato americano ha fatto un voto per annullare il sub 121 della SEC, che rendeva in pratica difficile alle banche di Wall Street custodire asset cripto per conto dei propri clienti, trattandole appunto come passività sul proprio bilancio. In pratica le banche, quando vanno a custodire delle cripto, poi le usano come passività in bilancio, eccetera, per fare emissioni varie, insomma, di dollari e quant'altro, e questo sub 121 non lo rendeva possibile, ma il Senato non lo ha approvato perché c'è stato un voto con una rana convergenza bipartisan. La risoluzione è stata approvata con 60 voti a favore contro i 38 contrari, nonostante le minacce di veto addirittura del presidente Biden. C'è un cambio quindi palese di natura politica, probabilmente c'è una questione legata proprio ad implicazioni politiche, evidentemente ai squali di Wall Street, alle grandi banche d'affari, preme che il mondo cripto divenga mainstream, perché hanno fiutato la possibilità di business. Pro e contro, ragazzi, da questo punto di vista, siamo in questo mondo da tanti anni, io vorrei sapere anche la vostra opinione. Cosa ne pensate voi di questa cosa? È favorevole o non è favorevole? Sicuramente magari per regolamentazioni, per crescita di valore, per i prezzi, l'andamento dei prezzi, sì. Quante cose cambieranno? Quella libertà che probabilmente c'era nel settore delle cripto verrà meno? Questo è un pro per quanto riguarda le truffe, gli inganni, la fuffa, che verrà eliminata, ma non è un pro per chi magari voleva invece sviluppare cose di un certo livello e si troverà degli squaloni dietro le spalle con i soliti, diciamo, giochini che abbiamo visto nei vari mercati. Cosa ne pensate? In the comment, ragazzi, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere a che cosa ne pensate. In pratica c'è stata una questione che poi insomma lascia comprendere, insomma, la questione che si tratta tutto di una questione politica. Qui l'articolo fa anche riferimento a Donald Trump, eccetera. Questo evento infatti suggerisce che c'è una specie di alleanza in pratica tra Wall Street e Washington, e che il successo degli ETF di Bitcoin ha dato a Wall Street appunto la possibilità di ragionare sulle opportunità di profitto che possono derivare dalla custodia in ETF di criptovaluta. L'approvazione quindi degli ETF di Ethereum potrebbe rappresentare un cambiamento significativo della politica degli Stati Uniti, eccetera, insomma, riflettendo anche la crescente accettazione e integrazione del settore cripto nel mainstream finanziario. Questo è quello di cui parla l'articolo. Arriva poi il momento cruciale, il fattore cruciale in pratica esce dalla questione legata alla SEC, che aveva detto che la questione dello staking
di ETH non poteva essere permesso, cioè in pratica la possibilità per le società che emettono l'ETF di poter emettere l'ETF, comprare ETH spot in ETF e poi metterlo in staking per far funzionare il proof of stake di Ethereum e guadagnare quindi il 3% di riguardo, 4% di riguardo su quella parte. E ragazzi, capite bene il senso di una cosa del genere, cioè massiccio gain per le società di emissione dell'ETF, che a quel punto avrebbero la possibilità anche di emettere un ETF, farlo sottoscrivere, prendere commissioni di gestione e riprendere anche lo staking, che poi magari alcuni avrebbero rimesso all'interno del prezzo, altri magari no, facendo dei prodotti differenti. Però in linea di massima la SEC non vuole questo. Quindi un altro fattore cruciale è stato la separazione di Ethereum come asset dalla sua funzionalità di staking. Quindi ARK Invest e Fidelity hanno rimosso i riferimenti dello staking nelle loro applicazioni per l'ETF di Ethereum, in risposta appunto proprio alla SEC, che era preoccupata di questa questione. Quindi la SEC aveva infatti precedentemente citato i problemi dello staking di criptovalute, facendo riferimento anche alla questione di Coinbase per le violazioni delle leggi sui titoli, eccetera. Vi ricordate, anche su Coinbase era stato eliminato lo staking, eccetera, la possibilità di fare staking. In pratica, avendo tolto la parte dello staking, questo rende sostanzialmente più facile l'approvazione teoricamente dell'ETF, quindi il nocciolo dell'ETF di Ethereum ricade proprio qui. Gli impatti a questo punto, ragazzi, sul mercato poi sono abbastanza evidenti, perché in pratica si evince in maniera molto chiara, vabbè, tralasciando diciamo la conclusione finale, poi sono sempre le stesse dell'articolo, si evince in maniera molto chiara che c'è una questione politica, accettazione o meno politica. Sembra che la SEC abbia subito un po' di pressioni, perché forse da ambo le parti dei vari schieramenti politici americani preelettorali è uscita fuori l'idea che schierarsi contro le cripto non sia una posizione corretta, che il costo politico in pratica di questo atteggiamento potrebbe essere un po' eccessivo e magari nessuno lo vuole pagare in questo momento. Perciò mano libera e più facilità. Avete visto quante cose cambiano, ragazzi, quando qualcuno, tra virgolette, decide che è il momento che cambino queste cose, insomma. Ok, giusto per dire questa roba qui. Di nuovo, conclusioni sì, fattori positivi sì, fattori positivi no, scrivetelo nei commenti. Fattori positivi però ci sono stati nell'ambito delle quotazioni di ETH, che chiaramente ha fatto questo boom. È finito questo boom di Ethereum e che cosa succede? Io nel video di ieri avevo buttato lì l'esca, no? La lenza in mare, nel dire ragazzi, c'è un'operazione che si può fare semplice e molto facile, cioè provare a entrare long su Ethereum. Se avviene uno shock di mercato e approvano l'ETF, si fa il boom. Se non avviene, non si perde quasi niente, perché tanto il mercato non sta scontando l'approvazione, per cui non si sconta. Allora ragazzi, banalità, no? La trovate al minuto 6.20 del video di lunedì, questa riflessione. Ragazzi, banalità, ma quanto ci voleva a fare una cosa del genere? Non era neanche difficile. Allora, la domanda è però, ok, non è che ci sia stato un movimento di questo tipo fatto dagli squali per poter manipolare il mercato e far sì che questo rialzo di ETH serva, diciamo, a fare qualche gruzzoletto gratis, perché in pratica è gratis, creando manipolazioni pre-decisione della SEC, perché qualcuno la decisione della SEC, ragazzi, la sa già. E vi ribadisco le stesse identiche questioni che ho detto anche con la questione dell'ETF di Bitcoin. Morale della favola, non sta a noi parlare di queste cose e sicuramente io non ne ho idea, però da un punto di vista di trading l'operazione era di una banalità enorme ed era quasi come sparare a un pesce in un barile, no ragazzi? Cioè veramente, cioè facilissimo, perché i rischi erano proprio bassi ed era ghiotta invece creare una speculazione del genere, che magari in effetti qualcuno ha pensato bene di crearla attraverso la manipolazione di informazioni e di news. Questo quando lo scopriremo mercoledì, ragazzi, quindi fate molta attenzione a questo rialzo, perché è un rialzo che è pericoloso. Ma attenzione, non sto dicendo che è pericoloso perché poi crolla mercoledì. È un rialzo che potrebbe essere assolutamente vero, questo qui, perché i motivi ci sono e la SEC, insomma, ha parlato e ha detto delle cose.
Però potrebbe essere anche stata una manipolazione molto evidente in quanto il mercato veramente non scontava questa approvazione, quindi era facile questa approvazione. Perciò, se siete in questo momento che state gestendo questa operazione, fate attenzione, tutto qui. Per chi magari è rimasto fuori da queste posizioni, eccetera, vi dico un'altra dritta. L'eventuale superamento di questi massimi di Ethereum intorno a 4120 probabilmente a livello ciclico non indicherebbero un cambio radicale e soprattutto il vincolo ciclico rialzista di un ciclo importante quanto una annuale. Questo è significativo e soprattutto lancia possibilità che quel tipo di rialzo sia sostenuto poi nei prossimi mesi. Magari farà il pump and dump come ha fatto Bitcoin all'approvazione, però poi avete visto dopo il dump iniziale dell'approvazione dell'ETF c'è stato un super pump. Io non sono convinto neanche che se dovessero approvare l'ETF di Ethereum faccia un dump come Bitcoin, perché la questione grayscale sul loro ETF di ETH è molto più piccola rispetto all'entità e le somme di Ethereum che hanno su ETH, ma tra le altre cose c'è anche da dire che è molto minore anche la presenza del numero di circolazione di circolante di ETH rispetto a Bitcoin. Perciò l'impatto secondo me dell'ETF sarà più che proporzionale rispetto a Bitcoin, e questo ne avevamo parlato tanto, ragazzi. Ora io non pensavo, diciamo, a un'approvazione imminente a maggio, nessuno lo pensava fino a ieri, appunto, nessuno nel mondo. Perché poi quando ci si mette in mezzo la politica, queste sono decisioni che solo in pochi ragazzi sanno. È inutile che stiamo lì a dire, sono palesi manipolazioni di mercato e nulla si può se non si è all'interno della Casa Bianca, insomma, dei palazzi che contano in questo contesto. Interessante il fatto che anche un semplice ragionamento di trading come quello che vi ho fatto ieri comunque rendeva, diciamo, inutile anche l'essere presenti e avere queste informazioni prima degli altri, perché tanto comunque alla fine era una partita giocabile. Ecco, questo. Qualcuno di voi ti dirà: Mauro, tu l'hai fatta? No, ragazzi, perché ieri facevo il compleanno, ve l'ho detto. Anzi, grazie per gli 820 auguri che mi avete mandato attraverso i commenti. Grazie veramente di cuore. E quindi non avevo voglia, vi dico francamente, di fare questa. E tac, vabbè, è andata così. Noi siamo full su Bitcoin comunque, quindi abbiamo tante cripto anche in portafoglio, perciò che hanno fatto anche più il pump del più 20, quindi non ci possiamo lamentare. Però sicuramente un ribilanciamento, sapete bene come la penso, di Ethereum è dietro l'angolo da un sacco di tempo, quindi sto aspettando il momento giusto attraverso i grafici. Quando verrà ve lo comunicherò. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Questo rialzo di ETH può continuare anche mercoledì o meno? Approvazione ETF sì, approvazione ETF no. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti e vediamo anche domani come si comporta il grafico. Finora sta reggendo alla grande. Va bene ragazzi, cripto, abbiamo perso la nostra libertà. Ciao a tutti.